You keep saying you got something for me. Movies Reloaded. La mostra è dedicata alla locandina cinematografica. Perché questa scelta? Perché in questo periodo siamo abituati a vedere i film più sulle piattaforme e in televisione che non andando al cinema. Ecco perché ho voluto dedicare una mostra alle locandine. Quindi l'idea era che gli artisti, scegliendo loro il film che volevano e scegliendo come realizzare la locandina, avevano un solo vincolo: mantenere il formato originale delle locandine come sono sempre state nelle sale cinematografiche. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Allora, questo è proprio il formato che dicevo del genere multisala. Quindi, riprendendo questa parete, abbiamo una varietà di film in cui la locandina viene interpretata dall'artista. Ad esempio, About Pony si concentra sugli oggetti di scena. Quindi, in Kill Bill si focalizza sulle scarpe della bride, della sposa di Uma Thurman. Demetrio di Grado ripropone anche lui Quentin Tarantino con una rivisitazione di Pulp Fiction, in cui Uma Thurman viene, diciamo, coperta sugli occhi con il titolo del film. Sin City, una città con l'inquinamento, con la corruzione, che sembra essere molto lontana, ma in realtà è molto vicina alla protagonista del film e della locandina stessa. E che cos'è di particolare Sin City? Se la guardiamo spegnendo la luce, è una città dove piove, 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 piove in continuazione. Ed è come Dina Sadi è riuscita a rendere quest'opera, che è possibile vedere in due modi diversi, perché con la luce ha un effetto della classica locandina cinematografica, e invece spegnendo e usando una torcia UVA fa vedere questo effetto della pioggia tipico del film di Sin City. E non possiamo parlare di cinema se non con la nostra critica cinematografica Ornella Sgroi. Buongiorno Ornella. Buongiorno a voi, buongiorno Antonella, buongiorno Giacomo. Prima di andare in pubblicità, qual è la locandina tua preferita di tutti i film della storia? Così, domanda a bruciapelo. È una domanda difficilissima, però risponderei a Qualcuno piace caldo di Billy Wilder. Guarda, è un film che sappiamo che ti piace perché ne abbiamo anche parlato in passato e un pochino ci potevamo aspettare o quello o Colazione da Tiffany, cioè un pochino i tuoi gusti li abbiamo intuiti. Vediamo se andiamo anche incontro ai gusti del nostro pubblico, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, parleremo di locandine rivisitate, locandine effettive e dei film più belli da Hitchcock in poi. A fra poco. Con Ornella Sgroi, la vedete alle nostre spalle, collegata con noi stamattina, vogliamo aprire una pagina dedicata alla settima arte, quella del cinema, ma lo facciamo partendo da qualcosa di diverso, Ornella, perché prima abbiamo visto un servizio che ci racconta di locandine reloaded, rivisitate, ricostruite da artisti contemporanei. Ma perché le locandine dei film sono talvolta dei veri capolavori d'arte? Ma guarda, intanto perché c'è uno studio anche dal punto di vista proprio visivo, ma psicologico, perché comunque la locandina deve essere un elemento di richiamo dell'attenzione dello spettatore potenziale, in più anticipando quantomeno quello che può essere l'atmosfera, il senso, il racconto del film, mettendo insieme anche alcuni dati tecnici fondamentali, tra cui regista e attori protagonisti. Quindi, oltre a richiedere una mano artistica particolarmente sofisticata, richiede anche uno studio proprio di comunicazione significativo per colpire nel segno, toccando i punti giusti che possano appunto acchiappare la curiosità dello spettatore e trascinarlo dentro la sala. Un regista che sicuramente sapeva toccare i punti giusti e per questo ha creato dei film mozzafiato era Alfred Hitchcock. Allora vogliamo andare nel 1963 a rivedere L'atmosfera degli uccelli. Yeah!
Ornella, prima di andare alla locandina commentiamo questa scena. Ricordiamo che siamo nel 63, una scena già all'avanguardia per il tempo. Assolutamente sì, Antonella. Alfred Hitchcock è stato un precursore dal punto di vista proprio del linguaggio cinematografico, tanto in termini di narrazione e di racconto è stato l'inventore della suspense, quanto da un punto di vista tecnico, inventando proprio degli effetti speciali già all'epoca e dei trucchi particolari per rendere proprio quel senso di angoscia che voleva raggiungere. E uccelli in particolar modo, come racconta anche questa scena che avete mostrato e che stiamo ancora vedendo insieme, è proprio la summa di queste sue capacità e di queste sue abilità registiche e tecniche, perché il tema è proprio quello dell'angoscia, ma soprattutto dell'angoscia raccontata attraverso il senso della minaccia, e c'è questa costante tensione sui protagonisti, sulla protagonista in particolare, Tippi Hedren, che poi è la nonna di Melanie Griffith, per cercare appunto di mettere in evidenza lo stato d'animo della protagonista. E una curiosità è che ovviamente a questo film hanno lavorato anche degli addestratori di animali per cercare di gestire questi gabbiani e questi corvi feroci, ma anche dei disegnatori, tra i quali un disegnatore storico della Walt Disney che fu addirittura l'inventore di Topolino. Quindi vedete a volte come le professioni cinematografiche riescono a passare dal fumetto confortante, dolce e appunto familiare a degli elementi invece di grandissima suspense e tensione come in Uccelli, che è forse uno dei veri grandi capolavori di Alfred Hitchcock. E peraltro insomma anche precursore di quello che tutti i giorni a Roma viviamo con i gabbiani che imperversano da una parte all'altra della città. Se quell'atmosfera veniva conferita anche dalla locandina che abbiamo visto poco fa, quella originale di Alfred Hitchcock, in cui si vede proprio all'interno proprio del profilo di Hitchcock tutto quello che avviene, c'è stata anche una rilettura che abbiamo visto nella mostra di cui abbiamo visto il servizio poco fa, a dimostrazione del fatto che certi film, certe tematiche, certe locandine, certe idee continuano, come dire, a creare frutti. Assolutamente, tra l'altro guarda, qui l'artista è stato anche molto abile perché ha rispettato l'imprinting della locandina originale rendendole omaggio, ma ha forse reso ancora in modo più potente quel senso di angoscia di cui parlavamo, mettendo insieme due elementi: la casa della, diciamo, dove si trova intrappolata la protagonista, e la gabbia su cui imperversa l'ombra di questo corvo minaccioso. È molto interessante lo studio anche psicologico e psicoanalitico che ha fatto l'artista, che poi è molto in linea anche con quello che è l'efficacia dei film di Hitchcock, che andava a lavorare sul piano estetico, sul piano psicologico e anche in questo caso un po' sul piano metafisico. Facciamo un salto in avanti, Ornella, andiamo a un film che è molto più vicino a noi nel tempo, siamo al 1997, Roberto Benigni ci porta in delle tematiche ovviamente assolutamente difficili, ma come sempre lo fa con il sorriso. Guardiamo un estratto della Vita è bella. Ihr solltet glücklich sein, hier arbeiten zu dürfen. Es wird niemand etwas geschehen, der die Vorschriften befolgt. È molto facile perdere punti per la fame. Io stesso ieri ho perso 40 punti perché volevo a tutti i costi un panino con la marmellata. Cosa che è alles? Dal bicocche. Und noch etwas. Lui di fragole. Bei diesem Pfiff, alles raus auf den Hof, aber schnell! Ah, non chiedete i lecca lecca perché non ve li danno, ce li mangiamo tutti noi! Antreten in zwei Reihe! Io ieri ne ho mangiati 20! Schweigt! Mal di pancia! Jeden Morgen! Però erano buoni! Ist Appell! Lascia fare! So, das wollte ich euch noch sagen. Dort hinten werdet ihr arbeiten. Ihr werdet die Dimension des Lagers leicht begreifen. Scusate se vado di fretta, ma oggi sto giocando a nascondino. Ora vado, se no mi fanno tana. Amarezza e sorriso si mescolano in questo film di Roberto Benigni, che gli è valso il premio Oscar, in cui vediamo, ad esempio in questa scena, tutto l'amore che un padre può avere per un figlio.
Sì, Giacomo, io credo che si sia davvero scolpito nell'immaginario di tutti noi quel bambino con quelle ciliegie ricamate sulla salopette del suo vestitino. Tra l'altro, Roberto Benigni e la moglie Nicoletta Braschi hanno fatto una ricerca molto accurata per trovare il protagonista che poi hanno individuato in questo piccolo attore straordinario che è Giorgio Cantarini. E che insieme a Roberto Benigni scala una favola costruita su qualcosa di veramente orrorifico e anche indicibile, l'Olocausto. Peraltro, l'Olocausto di cui sono state vittime anche i bambini. Roberto Benigni immagina di rendere raccontabile ciò che è indicibile attraverso uno strumento straordinario che mai accompagneresti al tema dell'Olocausto e che è la favola, e lo fa quasi con un incanto e una magia che rende ancora più struggente il cortocircuito di ciò che appunto è accaduto in un momento storico e una delle più grandi ferite della storia dell'essere umano. E questa sua capacità di giocare tra il registro della favola e del gioco, trasformando, come abbiamo visto nella clip bellissima che avete scelto, il campo di sterminio in un campo di gioco per suo figlio, per poter in qualche modo attenuare le sue sofferenze, è qualcosa di narrativamente straordinario e anche cinematograficamente straordinario, anche perché Roberto Benigni riesce a toccare le corde emotive dello spettatore senza pietismi, ma con una semplicità che è forse la chiave veramente di forza di questo racconto, perché ci restituisce la semplicità del bambino che attraverso il gioco del padre riesce a abbandonarsi a questo mondo alternativo che il padre costruisce per lui. È Ornella, se veramente abbiamo un gioiello. prima visto scorrere una locandina, quella originale ovviamente, della Vita è Bella, possiamo anche vedere com'è cambiata nella, diciamo, in questa rivisione di questa locandina. E qui troviamo dell'arte completa che ci porta però agli elementi, come ci dicevi tu, gli elementi chiave del film. Che sono il padre e il figlio su tutto, questo dialogo e questa magia, perché non so se ricordate, Benigni aveva questo gioco con il figlio della magia, no? Riuscire a fare avvicinare le cose attraverso le mani, e poi però in controluce quella terribile camicia a righe indossata da quel controcampo di Roberto Benigni sulla destra della locandina, per ricordarci che parliamo di Olocausto e di campi di concentramento. Ornella, abbiamo un minuto di tempo per ricordare un'altra locandina iconica, quella di Pulp Fiction. Siamo nel 1994, per vedere com'era e anche com'è stata rivisitata dall'artista. Allora, dovremmo avere l'immagine da vedere insieme. Eccola qua, tutti quanti ricordano naturalmente quel caschetto, quel long bob, potremmo dire. Certo, Antonella se ti ne vedo intende preparato. più di media acconciatura, di una fantastica Uma Thurman in Pulp Fiction. Riusciamo anche a entrare nel clima del film con quella, con la musica che viene proprio dalla colonna sonora. Ornella. Sì, infatti nel vostro servizio sulla mostra avete usato proprio la canzone storica, la canzone cult di Pulp Fiction che è You Never Can Tell, sulla quale Uma Thurman e John Travolta si lanciano in quel twist a piedi nudi in una gara di ballo che è diventata appunto iconica e rappresentativa di questo film che nel 1994 fece davvero molto parlare, discutere, fece un po' scalpore perché cambiò molto il linguaggio narrativo, prendendo quel pulp di cui Quentin Tarantino è grandissimo appassionato e trasformando quel sangue, quella violenza e anche un po' quella carnalità tipica del pulp in una chiave assolutamente ironica,
con un umorismo molto sottile, tipico di Quentin Tarantino, e inserendo all'interno del film tantissime citazioni come proprio del cinema di Tarantino, che è un grandissimo cinefilo. Una piccola curiosità, questo film fu premiato a Cannes con una Palma d'Oro nel 94. Io ero a Cannes nel 2014 quando sono stati festeggiati i 20 anni di questo film con una reunion del cast e soprattutto una straordinaria proiezione in spiaggia vicino al mare sotto le stelle. Che bello, ti fai sognare. È inutile dirti che sulla colonna sonora anche io e Giacomo ballavamo, ma per fortuna non l'avete visto da casa. Ornella, grazie come sempre di averci fatto fare questo bellissimo viaggio con te come capitana della nave. Grazie mille, Ornella Sgroi, critica cinematografica, per essere stata con noi. Grazie a voi, buona giornata.